ci troviamo a Monopoli, in Puglia, all'interno del giardino botanico Lama degli Ulivi. Un giardino che ha più o meno una decina d'anni e in cui sono raccolte numerose specie di piante provenienti da tutti gli ambienti mediterranei presenti nel mondo. L'urbanizzazione, la costruzione di strade, edifici, l'agricoltura con le monoculture stanno determinando un impatto insostenibile su alcuni habitat molto importanti per alcune specie. Numerose farfalle ormai sono in pericolo di estinzione a causa proprio dell'impatto antropico. L'obiettivo di Friends of the Earth è quello di promuovere la conservazione di queste specie in pericolo e di sensibilizzare il consumatore. Per questo motivo abbiamo sviluppato e supportato con Polixema un progetto di conservazione di alcune delle farfalle più in pericolo in Italia. Siamo all'interno della Casa delle Farfalle Farfalia. Farfalia nasce dalla collaborazione fra l'Associazione Polixena, che si è sempre occupata di ricerca scientifica, di educazione ambientale e di turismo sostenibile e accessibile, e che è anche partner della Butterfly Conservation Europe, il network europeo per la tutela e la salvaguardia delle farfalle e dei loro habitat, con i Vivai Capitanio, che gestiscono un giardino botanico, il giardino botanico Lama degli Ulivi. Quello che cerchiamo di fare è quello di salvaguardare, tutelare, aumentare soprattutto la sensibilizzazione nei confronti delle giovani generazioni su quello che è appunto la salvaguardia e la tutela della biodiversità. L'obiettivo di questo progetto è proprio quello di far svolgere all'interno di questa serra tutto il ciclo vitale di queste farfalle minacciate. Quindi gli adulti potranno deporre le uova direttamente sulla foglia della pianta, da cui si svilupperà poi un bruco che mangerà proprio le foglie di quella pianta, dove si creerà la crisalide, e dalla crisalide sfarfalleranno quegli individui che poi serviranno proprio per i ripopolamenti in natura e per migliorare la presenza, diciamo così, della biodiversità delle farfalle all'interno degli ambienti naturali. L'obiettivo è anche quello di sensibilizzare le nuove generazioni, i consumatori, gli operatori dell'agricoltura e operare insieme per la conservazione di queste specie importantissime. In Italia abbiamo quasi 300 specie diverse di farfalle, solo in Puglia ce ne sono 119 specie differenti e alcune di queste sono ovviamente minacciate e protette a livello europeo dalle red list, quindi dalle liste rosse, e dalle direttive europee di protezione. Alcune di queste saranno presenti qui all'interno della casa e appunto serviranno proprio per queste operazioni di ripopolamento all'interno delle aree naturali e delle città, come ad esempio la Melanargia arge, che vive appunto sulle graminacee, bisogna ancora studiare tutto il suo ciclo vitale con esattezza, la Caraxes hyasius, per esempio la ninfa del corbezzolo, che non è minacciata direttamente dall'attività dell'uomo, ma invece ha delle grosse pressioni da parte dei cambiamenti climatici, o la Zerinzia cassandra, legata a una pianta, la Aristolochia rotunda, che cresce per esempio molto lungo i muretti a secco nei campi abbandonati. Quindi la scomparsa di questa specie di pianta legata alla farfalla non potrà altro che far portare alla scomparsa della farfalla stessa, quindi è necessario tutelare gli habitat per poter tutelare anche le farfalle. Le attività che poi verranno condotte anche all'interno della casa prevedono anche la partecipazione pubblica dei cittadini, utilizzando uno strumento molto importante che è la citizen science, cioè saranno i cittadini stessi che ci affiancheranno nelle loro attività, proprio nella osservazione di quelle che sono le specie presenti, potranno dare anche una mano proprio per monitorare anche successivamente alle liberazioni in natura quello che è lo stato di salute dell'ambiente. La speranza è che questo progetto possa rappresentare un importante riferimento a livello nazionale ed internazionale per la conservazione delle farfalle in pericolo di estinzione.